Buongiorno, benvenuti al TG Giovani. Oggi parleremo di un problema che affligge le nuove generazioni, la disoccupazione. Quali sono i dati sulla disoccupazione dei giovani in Italia? E quali sono le possibilità di lavoro realmente offerte dal mercato? Per iniziare, vediamo il servizio di Cristina Terri. In Italia, i giovani nella fascia di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non studiano sono circa 2,4 milioni, il 35% in più rispetto al 2008. Una parte del problema è che uno su quattro al lavoro nemmeno lo cerca. Se guardiamo gli attivi, ossia quelli che l'occupazione provano a cercarla, sono passati da 1,2 a 1,8 milioni. Per offrire ai giovani un'opportunità in più nella ricerca di un lavoro, il Comune di Sorrento ha indetto un concorso, il Cantiere delle Idee, per premiare le iniziative imprenditoriali proposte dagli studenti. A questo proposito abbiamo intervistato il dottor Luigi Casirari, uno dei responsabili del laboratorio del centro di Stradella. Ecco il servizio di Giorgio Macchioni. Buongiorno, potrebbe parlarci del concorso bandito dal Comune di Stradella? Il concorso prevede di premiare le migliori idee imprenditoriali degli studenti del Santa Chiara. Il premio, con un importo economico abbastanza elevato, significativamente elevato, di 1.500 euro per il primo premio e cifre decrescenti per il secondo e terzo premio. Quali sono le finalità per cui è stato pensato questo concorso? Le finalità sono quelle tipiche dell'assessorato al lavoro, cioè promuovere il lavoro in tutte le sue forme. In questo caso si parla del lavoro sotto forma imprenditoriale. Ascoltiamo ora le parole delle nostre corrispondenti, Andrea Vacco e Martina Bono, che oggi si trovano al Centro di Formazione Professionale Santa Chiara di Stradella, a intervistare gli studenti per le loro aspettative lavorative. Eccoci a Stradella, all'Istituto Santa Chiara, un centro di formazione professionale dove si studia per diventare cuoco, barista o operatore nei servizi d'impresa. Con quale iniziativa imprenditoriale partecipare al concorso? Allora, ho proposto insieme al mio compagno che frequenta la sezione dei cuochi di fare un cinema che durante la visione dei film possa offrire anche il servizio di ristorazione. Qual è il tuo sogno nel cassetto in ambito lavorativo? Di diventare un contabile in una società per azioni. Secondo te lo stage è stata un'opportunità per entrare nel mondo del lavoro? Allora, secondo me lo stage è utile perché comunque ti aiuta a capire il mondo del lavoro e nel caso una persona non voglia continuare gli studi ti aiuta a trovare un'occupazione. Con quale iniziativa imprenditoriale parteciperai al concorso? Avevo pensato ad un'intimità di street food con i cibi a chilometro zero per cercare di attirare sempre di più una clientela molto più giovane. Queste sono le idee, i progetti e i sogni dei ragazzi che parteciperanno al concorso. A voi studio! Ad esporre la propria opinione sulle politiche adottate dal Comune di Stradella per favorire l'occupazione giovanile ed in particolare sul concorso in Cantiere delle Idee sarà Stefania Fecchio, direttrice del CFP Stradellino. Buongiorno dottoressa Fecchio, cosa ne pensa dell'opportunità che il Comune di Stradella offre ai ragazzi? Il Comune ha offerto all'Istituto Santa Chiara e alla rete delle scuole cittadine una bella opportunità. Adesso tocca ai ragazzi però farsi venire delle buone idee, visto che si chiama Cantiere delle Idee. La ringraziamo per la sua disponibilità. Grazie a voi. Si conclude così l'edizione di oggi. Dallo studio di TG Giovani, un saluto e alla prossima. Arrivederci.